Joe Biden è un passo dal conquistare la presidenza degli Stati Uniti. Il candidato democratico, con l'assegnazione dello Stato del Michigan, è vicino a quota 270 grandi elettori necessari per vincere la Casa Bianca. Donald Trump però non molla, denuncia brogli, annuncia una battaglia legale contro il voto e invoca un ricorso alla Corte Suprema. Tensione in alcune zone del paese tra i supporter dei due candidati. Entrerà in vigore domani il nuovo DPCM con le misure anti-Covid che divide l'Italia in tre aree di rischio: zona rossa, Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, arancione, Puglia e Sicilia, gialla il resto del paese. Il Premier assicura, se una regione dovesse rientrare in condizioni di stabilità per 14 giorni con rischio più basso, potrà essere assoggettata ad un regime di misure meno restrittive. Inevitabili le reazioni negative dei governatori delle regioni inserite nella zona rossa. Per Fontana uno schiaffo ai Lombardi, un atto ingiusto. Protesta anche il governatore facente funzioni della Calabria, Nino Spirli. Stabile intanto la crescita dei contagi, altri 30.550 in 24 ore, a fronte di oltre 200.000 tamponi testati. Nei gironi di Champions League la Juventus travolge in Ungheria il Ferencváros per 4-1 con doppietta di Morata ed ormai ad un passo dal passaggio del turno. Si salva la Lazio a San Pietroburgo con lo Zenit 1-1, il risultato finale è secondo posto del gruppo. Questa sera in programma l'Europa League, in campo Roma, Napoli e Milan. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della 7, che questa mattina apriamo con le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, dove è letteralmente battaglia all'ultimo voto e un Joe Biden sempre più vicino alla Casa Bianca. In Georgia mancano ancora 90.000 schede da scrutinare, altrettante in Pennsylvania, che però ha accelerato e dunque potrebbe finire la conta dei voti anche oggi, mentre secondo l'ABC uno stato come la North Carolina dovrà aspettare ancora diversi giorni per avere i risultati definitivi. La situazione comunque è molto tesa, con un Trump intenzionato a dare battaglia legale, soprattutto per quanto riguarda la questione del voto postale, e minaccia anche un ricorso alla Corte Suprema. Facciamo il punto. I numeri ci sono, quelli che avvicinano Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti. Nella giornata di ieri si è concluso lo spoglio in due degli stati che non poteva perdere, Michigan e Wisconsin. In entrambi, seppure sul filo di lana, ha vinto. Nella notte tocca ad Arizona e Georgia rilasciare nuovi numeri che mettono Biden sulla via della Casa Bianca, anche se non ancora ufficialmente. Ma potrebbe non bastare. Donald Trump lo aveva promesso e lo ha fatto. Ha messo la questione in mano ai suoi avvocati ed ora ci sono una serie di cause intentate con lo Stato del Michigan, della Pennsylvania e della Georgia, ognuna con motivazioni diverse, dalle schede accettate dopo il termine ultimo previsto dalla legge in Georgia fino ad un ricorso alla Corte Suprema per la norma della Pennsylvania, secondo la quale le preferenze possono essere conteggiate fino a 3 giorni dal voto, purché spedite entro il 3 novembre. La Corte già in passato si era rifiutata di udire l'istanza e decidere, ma ora, con l'aggiunta di un altro giudice conservatore, Amy Coney Barrett, Trump è convinto di avere una solida maggioranza per convincere i massimi giudici del paese a cambiare idea. Tutto con un obiettivo preciso: evitare che vengano ritenuti validi proprio i molti voti per posta che stanno sommergendo le possibilità del presidente di bissare il proprio mandato. Per Biden si continuano a trovare nuovi voti ovunque, si è lamentato ieri via Twitter Donald Trump, come se le preferenze che arrivano per posta non fossero legali ma fabbricate. Nonostante da un punto di vista puramente della conta dei numeri il candidato democratico sia ad un passo dalla vittoria, al contrario del presidente si rifiuta di proclamarla fino a che non avrà la certezza di avere raggiunto i 270 grandi elettori. Sono i cittadini ad essere sovrani e sono loro a scegliere il presidente, ha ribadito ieri in una breve conferenza stampa Biden. Il potere non può essere semplicemente preso. Chicago, New York, Baltimora, Minneapolis, Boston, Filadelfia, il grido conta ogni voto. Manifestazioni anche violente sono scoppiate in diverse città statunitensi. A New York in particolare almeno una ventina di persone sono state arrestate per aggressioni e atti di vandalismo. Altri 9 arresti vengono segnalati in Oregon, a Portland. Ma in generale si è invece trattato di cortei pacifici che scandivano slogan contro il presidente Trump e contro la decisione annunciata dai suoi legali
di voler stoppare lo spoglio dei voti. A Detroit e in Arizona in particolare, al contrario, sono stati fan del presidente ad assediare uno degli uffici elettorali dove si stava ancora lavorando. Fox News e Associated Press hanno già attribuito lo Stato e i suoi 11 grandi elettori a Biden. Trump avrebbe telefonato al proprietario di Fox, Murdoch, per farlo ritrattare, inutilmente, nonostante le urla udite nei corridoi della Casa Bianca. E veniamo in Italia, dove da domani entreranno in vigore le nuove misure annunciate ieri sera dal Premier Conte, che fanno parte del nuovo DPCM. L'obiettivo è quello di raffreddare la curva dei contagi e far rallentare la diffusione del virus, perché il rischio è sempre quello che le strutture sanitarie arrivino ad essere troppo sotto pressione. Confermata la divisione in 3 fasce con le relative regole. Vediamo. Scatta da domani, tra le polemiche dei governatori, la zona rossa per 4 regioni, Lombardia, Piemonte, Calabria e Val d'Aosta, dove ci saranno le misure più stringenti, una sorta di lockdown. Nella zona intermedia, quella arancione, ci sono solo Puglia e Sicilia, tutte le altre regioni nella zona gialla, quella sempre critica ma con il minor rischio e l'arrivo di poche restrizioni. Ma non si tratta di una fotografia statica, le regioni potranno migliorare, uscire dopo 14 giorni dalla situazione di rischio, ma anche vedere un peggioramento delle proprie condizioni. L'intricata matassa che ruota intorno alla cosiddetta griglia, la collocazione delle singole regioni nelle diverse aree critiche in base a criteri scientifici, secondo le regole del DPCM firmato da Conte martedì notte, si scioglie solo a sera dopo un lungo braccio di ferro con le regioni, impegnate in molteplici trattative con il governo per evitare di essere inserite nell'area rossa, spingendosi fino a contestare i parametri e rivendicare i miglioramenti nei numeri del contagio, distanze che Conte prova a minimizzare descrivendo un percorso condiviso con tutti gli attori in gioco. Le conseguenze sono automatiche perché sono basate su criteri predefiniti e oggettivi che sfuggono a qualsiasi contrattazione. E stiamo parlando di cose serie. Non è possibile mettersi a negoziare e a contrattare sulla pelle dei cittadini. Ma la reazione dei governatori non si fa attendere, durissima quella dei bocciati. È uno schiaffo in faccia alla Lombardia, accusa il leghista Fontana dopo il cartellino rosso, così come il calabrese Spirlì. Un'assurdità per il siciliano Musumeci il confinamento nella zona arancione. Ma accanto ai sacrifici chiesti, Conte, consapevole della tensione nel paese, promette un nuovo decreto legge con i ristori. Possibile un Consiglio dei Ministri già questa sera. E alla base delle proteste dei governatori, di cui abbiamo sentito già parlare in questo servizio, c'è il fatto che le decisioni sono state prese sulla base di dati vecchi. Uno schiaffo in faccia alla Lombardia e a tutti i lombardi. Mezz'ora dopo l'annuncio del Premier Conte sulle zone rosse, il governatore Fontana è il primo a protestare, definendo il comportamento del governo inaccettabile. Le richieste formulate dalla Regione ieri e oggi non sono neppure state prese in considerazione, ha affermato Fontana, protagonista di uno scontro politico a distanza con il governo. Per il presidente lombardo i dati che hanno fatto della Lombardia zona rossa sono vecchi e non guardano a una curva epidemiologica, ha sostenuto sempre Fontana, che sta lentamente migliorando. Di scelta ingiusta ha parlato anche il governatore facente funzioni della Calabria, Nino Spirlì. Penso alle migliaia di imprese, ha sottolineato, che saranno costrette a chiudere i battenti forzatamente e, a mio parere, senza un motivo valido. In Calabria non sono tanto i numeri a preoccupare, ma la sofferenza degli ospedali e i pochi posti disponibili in terapia intensiva. Anche il Piemonte da venerdì sarà zona rossa, una decisione attesa che il governatore Alberto Cirio non commenta. Qui l'indice RT, che 5 giorni fa era 2,16, ora è sceso sotto la soglia del 2. Il tempo in cui i contagi raddoppiano si è allungato da 6,8 giorni a 7,8, un piccolo segnale che non è bastato però a salvarlo dalla zona rossa. E proteste arrivano anche dal governatore della Sicilia, Musumeci, per essere rientrato nella fascia quella intermedia. Dice: i nostri dati a confronto di quelli della Campania sono di gran lunga inferiori. E dunque vediamo allora quali sono le misure che verranno adottate da domani. L'Italia da domani sarà spaccata in 3 per colori in base al rischio Covid. Il nuovo DPCM resterà in vigore fino al 3 dicembre. Nei territori gialli ci sarà il divieto di spostarsi dopo le 22 se non per motivi di lavoro, salute o urgenza, obbligatorio altrimenti munirsi di autocertificazione.
I licei rimarranno chiusi con la didattica a distanza al 100%, elementari e medie invece in presenza ma con l'uso obbligatorio della mascherina anche in classe. Il limite di capienza dei trasporti scenderà dall'80 al 50%. Bar e ristoranti continueranno a chiudere alle 18 come stabilito nel precedente DPCM. Chiusi anche musei e mostre come i centri commerciali durante il fine settimana, sospesi tutti i concorsi pubblici, compreso quello della scuola. Nelle zone arancioni ci sarà il divieto di spostarsi tra regioni, ma anche da comune a comune. Anche in questo caso comunque valgono i motivi di urgenza con autocertificazione. Chiusi tutto il giorno bar, pub e ristoranti, consentito fino alle 22 l'asporto, perché anche qui vale il coprifuoco alle 22. E poi ci sono le aree del paese con i dati e i numeri più alti. Oltre al divieto di spostamento tra regioni e comune, non ci si potrà muovere neppure all'interno dello stesso territorio, se non con autocertificazione. Chiusi tutti i negozi, ad eccezione di farmacie, alimentari, tabaccaie ed edicole. Potranno però rimanere aperti parrucchieri e centri estetici. Sospese anche tutte le attività sportive, si potrà in pratica correre solo sotto casa. Per la scuola rimarranno in classe i bambini più piccoli fino alla prima media, tutti ovviamente sui banchi con la mascherina. In queste settimane i contagi sono aumentati in modo imponente, dobbiamo fare ogni sforzo per rallentarne la corsa, non c'è spazio per incertezze e polemiche, ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. E dunque quello dell'affrontare l'andamento dell'epidemia è sicuramente un banco di prova piuttosto duro per quanto riguarda la maggioranza, che non deve fare i conti soltanto con questo aspetto. Su questo fronte ci sono le proteste dell'opposizione per quanto deciso rispetto appunto alla divisione in fasce delle regioni, mentre il governo lavora anche al decreto ristori per le attività che dovranno chiudere. Una scelta politica, l'ha definita così il presidente della regione Sicilia, Musumeci, la scelta rossa del governo. Ma non è solo questo delle regioni, dissenzienti, il fronte con cui il presidente del Consiglio ha di che confrontarsi. E non è solo quello di un'opposizione che insiste nell'attaccarlo. Il governo gioca a tombola, dice oggi Salvini. C'è anche un fronte più ristretto, ma non per questo meno insidioso, che continua più o meno apertamente a punzecchiarlo, ed è quello della sua stessa maggioranza. Il vertice fissato per stasera, proprio a questo sembra ispirato a marcare, specie da parte del PD, una presenza che però non si capisce bene dove debba arrivare. Perché al di là della stucchevole formula cambio di passo, e specie dopo il richiamo all'ordine di Zingaretti nei confronti del suo capogruppo al Senato Marcucci, che aveva messo in discussione l'operato di alcuni ministri, siamo sempre lì, a un Presidente del Consiglio poco sostenuto, magari leo a parte da un Movimento 5 Stelle alle prese con i suoi problemi interni, ma alleato di un PD percorso anch'esso da una sottile linea rossa e da un'Italia Viva troppo debole per poter forzare in qualche modo la situazione. Dobbiamo ridefinire il programma, è un'esigenza di tutta la maggioranza per non navigare a vista, dice oggi la Bellanova, ma lo dice in una congiuntura in cui il navigare a vista potrebbe essere anche il segno di quella duttilità indispensabile per poter fronteggiare un'emergenza di cui nessuno purtroppo riesce ancora a definire i confini. Stasera, per la prima volta, al posto della Bellanova ci sarà Renzi al vertice, ma anche cambiando i fattori, il risultato, al di là degli agguerriti propositi del suo leader, non sarà molto diverso. A parte forse il MES, che nonostante il muro dei 5 Stelle, continua a essere la posta in palio più a portata di mano per i vari intenzionati a far pagare a Conte un qualche pegno. Perfino al di là delle spiegazioni riduttive fornite sull'efficacia di questo strumento, dallo stesso ministro dell'economia Gualtieri. Un passo collettivo comunque entro stasera potrebbe essere compiuto a sostegno delle vittime dell'ultimo restrittivo DPCM. Si tratta del cosiddetto decreto ristori bis, destinato ad essere assorbito dai ristori 1. In ballo una cifra compresa tra 1,5 miliardi e i 2, con un pensiero privilegiato per bar e pasticcerie. E tra gli indicatori che serviranno per stabilire la divisione in fasce e dunque le relative misure da applicare alle diverse regioni, naturalmente ci sono i dati che riguardano l'andamento dei contagi. E l'obiettivo è quello di fare in modo, lo abbiamo detto più volte, di evitare che ci sia troppa pressione sulle strutture sanitarie, in particolare sulle terapie intensive e sui ricoveri, e per questo bisogna potenziare, lo ha detto ieri Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità, l'assistenza dei medici di base. Per alcuni comunque queste misure arrivano a prescindere troppo tardi.
Il trend è in aumento, anche se negli ultimi giorni vediamo una certa stabilizzazione a livelli relativamente alti. Questo è il commento del direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, intervenendo nel consueto punto stampa settimanale sulla situazione epidemiologica. Analizzando i numeri, nonostante siano stati fatti 212.000 tamponi e sia aumentata la curva del contagio in Italia, ma lo ha fatto più lentamente. I positivi nelle ultime 24 ore sono stati 30.550, sono di più rispetto al giorno precedente in cui erano stati processati meno tamponi, ma non c'è comunque il superamento del picco di 31.758 registrato il 31 ottobre. Questo lo possiamo notare soprattutto con il tasso di positività. Ieri al 14,41%, il giorno precedente era al 15,49%, mentre il 2 novembre era ancora più alto, al 16,39%. Il tasso di positività indica la percentuale di positivi ogni 100 test, ieri poco più di 14, appunto. Uno degli obiettivi è quello di diminuire l'afflusso di pazienti ai pronto soccorso, ha aggiunto Rezza, perché se è vero che la mortalità tende ad essere bassa, quando aumentano i casi cresce il numero dei decessi dopo un po' di tempo. Ieri le vittime sono state 337 e non 353, come era stato riportato inizialmente nel bollettino. C'è stato infatti un riconteggio in serata delle vittime in Toscana ed è stato riaggiornato il dato. I pazienti ricoverati con sintomi sono 22.116, con un aumento di 1.002, mentre in terapia intensiva 67 in più, meno rispetto agli oltre 200 del giorno precedente. La regione più colpita dai contagi è sempre la Lombardia, con 7.758 nuovi positivi, seguita da Campania con 4.181 e Piemonte 3.577. E c'è il primo sì della Camera alla legge contro l'omofobia, che ora dovrà essere esaminata dal Senato. Via libera, scrutinio segreto richiesto dall'opposizione, con 265 voti favorevoli quelli della maggioranza, 5 Stelle, PD, Italia Viva e LeU, e 193 no di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il centrodestra ha protestato rumorosamente in aula contro la legge che introduce nel codice penale gli atti discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. E Roma oggi è in lutto nel giorno dei funerali di Gigi Proietti, il grande attore morto 3 giorni fa all'età di 80 anni. Il corteo, che si svolgerà secondo le norme anti-Covid, passerà davanti alla casa dei romani, il Campidoglio, dove però non ci sarà la sindaca Raggi, risultata positiva al coronavirus. Poi andrà al Globe Theatre a Villa Borghese per il ricordo laico di amici e colleghi. Infine funerali in forma privata nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo alle 12. Proclamato appunto il lutto cittadino a Roma. E siamo allo sport con il calcio. La Champions League, ieri vittoria della Juventus in Ungheria e pareggio della Lazio in Russia. Oggi Europa League, in campo Roma, Napoli e Milan. Vediamo. Per dimenticare il Barcellona e ritrovare subito la fiducia. Il divario tecnico con una nobile del calcio ungherese come il Ferencváros è enorme e per il morale ispirato di questi tempi l'1-0 immediato è una formalità. Pirlo ritrova Chiellini e Cristiano Ronaldo, che mancava in Champions da agosto, nella notte dell'eliminazione agli ottavi con il Lione. Cerca una via raffinata per segnare, nel mirino c'è la stella Puskas, distante 2 reti. Non è in serata, si cercano con Morata e non sempre si trovano. Loro sono centrali nel progetto offensivo, ieri sera li affiancava Chiesa, con Kulusevski e Dybala in panchina. Questo Morata è inarrestabile, si regala la doppietta per brindare alla centesima con la Juve. Il sigillo per marcare la superiorità, poi entra in scena la difesa disastrosa degli ungheresi che precipitano nei loro errori terrificanti. Dybala, subentrato, ha il merito di trovarsi sulle traiettorie suicide. Dvalin commette l'autogol. Sul 4-0 piccola distrazione finale sullo spunto di Bolì, ma qualificazione vicina nella scia del Barcellona. Non può chiedere di più la Lazio a questa Champions, che sta affrontando la matricola dopo 13 anni di assenza. È l'unica italiana ancora imbattuta e le ultime 2 trasferte Inzaghi ha dovuto affrontare con un quoziente di difficoltà più alto per l'emergenza Covid. Dopo Bruges è arrivato il pareggio anche in Russia, affrontando uno Zenit che aveva bisogno della vittoria per non restare staccato. Senza Immobile, il tecnico sceglie Murici da affiancare a Correa. Il centravanti non convince. Gli avversari invece sfruttano la fisicità del gigante Zuba, sempre dentro al gioco e senza correre rischi, Reina si trova il pallone alle sue spalle, sulla girata di Erokin. La difesa guidata da Hutt è posizionata male e assiste impotente. Nella ripresa Inzaghi rimodula la squadra e soprattutto si affida a Caicedo, l'amuleto dei finali palpitanti. Lui sa come si fa, strepitoso domenica con il Toro e puntuale a San Pietroburgo, evitando la sconfitta. Per l'Europa League oggi Milan-Lille, Roma-Cluj e Rijeka-Napoli.
Tornando nell'orticello di casa nostra, si registra il primo successo in campionato del Toro di Giampaolo. Nel recupero della terza giornata contro Genoa pesano molto due errori della formazione di Maran, che spianano la strada. Stranamente non segna Belotti, non al meglio, e arrivano i tre punti con Lukic e l'autorete di Pellegrini. Inutile la marcatura di Scamacca, che si conferma in gran forma. Ed è tutto, ora la situazione del traffico con Valeria Colombo e poi a seguire il meteo di Paolo Sottocorona e il dibattito di Omnibus condotto da Alessandra Sardoni. Vi auguro una buona giornata. Grazie.